Sarà l'assalto al castello di Marciano della Chiana ad aprire la 16ª edizione della battaglia di Scannagallo. Da venerdì 7 a domenica 9 luglio sarà infatti possibile fare un salto nel Rinascimento, riaccendendo, grazie alla presenza di 200 figuranti provenienti da ben 6 regioni italiane, le emozioni della storica battaglia combattuta in Val di Chiana a metà 500. Abbiamo una 3 giorni importante, è un po' il nostro anno zero, perché dopo 16 edizioni abbiamo completamente cambiato il programma e la gestione della battaglia, inserendo la serata di Marciano della Chiana, il 7, all'assalto al castello. La rievocazione della battaglia la faremo in notturna per la prima volta l'8 di luglio a Pozzo della Chiana, come sempre, e poi la novità della camminata storica, che porterà una ricostruzione reale, cioè i rievocatori partiranno a piedi dal castello di Marciano sino al fosso di Scannagallo. Una 3 giorni che vedrà coinvolti i comuni di Fogliano della Chiana e di Marciano, che si presenterà quest'anno in una veste del tutto rinnovata, con molteplici iniziative ad ingresso gratuito. Sì, si torna indietro nel tempo e per esempio su Marciano avremo l'assalto al castello di venerdì sera, che rappresenterà appunto un tuffo nel ritorno al passato e nel rivivere quelle emozioni all'interno di un piccolo centro storico come quello di Marciano. Questa manifestazione è cresciuta ogni anno, quest'anno sarà qualcosa di particolare, qualcosa di speciale. Siamo contenti che si sia aperta anche a Marciano, ormai è diventato non solo un fiore all'occhiello della Val di Chiana, ma di tutta la provincia d'Arezzo e di tutta la Toscana.